Vediamo qua. Buongiorno. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. 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 Diamo il broadcast a quanti più possibile. Buongiorno, buongiorno Carmine, buongiorno. Buongiorno a tutti e bentrovati. Grazie. Oggi ho entrambe le aule. Buongiorno. Buondì. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vedo che si stanno aggiungendo gli altri. Vincenzo, il broadcast contemporaneamente a quante persone posso darlo? Per ora siamo a 23 e poi vediamo. Com'è andato il test? Bene, vado. C'era poco tempo. Ma è sempre così. Ce lo facciamo bastare il tempo, dai. Quindi siamo alla parte finale di questo percorso di master. Non resta che condividere insieme queste ultime due ore in cui ci saranno le vostre presentazioni dei focus di specializzazione che avete presentato, e come dire, per voi sarà anche un momento tra virgolette di festa, nel senso che potrete esporre il risultato di questi mesi di lavoro insieme. Quindi per voi dovrebbe essere proprio il momento conclusivo di questo percorso e anche una verifica dell'aumento di competenze grazie al percorso di master. C'è qualcuno che vuole intervenire? Vabbè, avete tutto il broadcast aperto, quindi siamo arrivati a 25 e quindi tra voi avete già deciso chi è che esporrà i lavori? No. Non vi siete messi d'accordo? No, anche perché mi pare di aver capito che non tutti i colleghi hanno avuto modo e possibilità di presentarlo. Ma infatti, cui... no? Esatto. E però poi tra quelli che l'hanno diciamo presentato, cioè l'hanno prodotto, le argomentazioni ovviamente sono state differenti. Poi voi un po' gli impegni lavorativi, familiari, insomma, non c'è stato, per quanto mi riguarda, è stato poco per interagire. Infatti io non so, tu sei nella nostra chat, io vengo da una settimana lavorativa notturna, ho staccato stamattina alle 6 dal lavoro, ho fatto malapena in tempo per fare una doccia, una brevissima colazione per recuperare un po' le forze, la lucidità mentale per essere presente per fare i test. Poi il lavoro durante questo periodo estivo è ancora più faticoso un po' per tutti. Sì, decisamente, no, anche perché il Covid, diciamo, ci sta spezzando un po' le gambe da noi, insomma, per quanto riguarda la mia situazione lavorativa, cioè un po' di colleghi, un po' di colleghi presi.
è abbastanza generalizzata. Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. In queste settimane è abbastanza generalizzata questa situazione. Però avevo visto che c'era qualcuno che aveva intenzione di proiettare e così evitiamo che sia io a dover non mi lasciate questo ingrato compito alla fine, quindi io direi di cominciare subito questa parte di lavori. Non so Vincenzo se sei d'accordo, perché non so quante altre persone debbono collegarsi. Io tra i due percorsi sarebbero dovuti essere circa 40. Al momento però ne vedo collegate 26, perché oggi siete con un collegamento le due aule del percorso online, perché sono state create due aule e quindi io sono stato docente in entrambe e ho avuto l'onere, anzi l'onore, perché mi è sempre un onore di essere nella giornata conclusiva, che è quella che porta poi alla presentazione dei lavori effettuati durante il focus di specializzazione. Pertanto, vabbè, ci sono 25, diciamo, molti di un'aula e qualcuno in meno dell'altra, da quello che vedo anche dai volti che riconosco e dai nomi. Pertanto io, non so, lascio a voi la parola per le eventuali presentazioni. Antonio ha problemi di audio che proverà a risolvere. Bene. Chi vuole presentare il lavoro svolto? Dai. Battiamo questa fase di timidezza iniziale. Non c'è mai stata la timidezza, quindi non vorrei che ci fosse proprio nell'ultima giornata. Allora, Carlotta, Emanuela, Alessandro, quelli che vedo, lo stesso Antonio, chi presenta il lavoro? Lucio. Allora, io in realtà ho svolto un'analisi SWOT ambientale con base, sostanzialmente tracciando un po' di base di sostenibilità come obiettivi di miglioramento. E quindi niente, ho fatto, in realtà ho dovuto consegnare una zip perché avevo svolto un file Excel e invece una parte più discorsiva iniziale, introduttiva, e il file Excel ne è l'allegato. Non so se vogliamo fare prima tutti quelli che hanno fatto la sicurezza, poi quelli ambientali, poi... No, non c'è, diciamo che siamo random, non abbiamo un canovaccio prescritto. Sarebbe bello se almeno 3-4 per ogni aula presentassero brevemente il lavoro svolto durante il focus di specializzazione. Quindi, se vuole, io comincio. Assolutamente sì, Carlotta, ti do la possibilità di proiettare. Apro le danze. Eh sì. Consenti presentazione. Ecco. Allora, faccio screen sharing, dovrebbe funzionare. Vedete tutto il mio schermo? SWOT analysis, sì, PMI? Perfetto. Sì, sì. Vi risulta? Perfetto. Sì. Allora, apro subito i file. Allora, con tempistica ce la facciamo tutto. Allora, sostanzialmente dovrebbe aprirsi. Sta arrivando. Purtroppo la connessione è quello che è. Mi dispiace farvi perdere tempo. Ok.
Ok, Microsoft Word mi sta abbandonando, cerco di farlo riaprire. Comunque nel frattempo, come potete vedere, vi risulta di vedere una SWOT? Sì, adesso è partito anche l'altro. Perfetto, perfetto. Allora, questo lo mettiamo giù un secondo. Parliamo un attimo di questa SWOT, che è l'allegato che dopo vedremo correlato all'analisi. Fatto in però ti sei bloccata. Mi sa che Carlotta ha problemi di connessione. Cercheremo di recuperare dopo il suo intervento. Adesso interrompiamo la presentazione, ecco, e ritorniamo di nuovo con la parte della classe. Quando Carlotta sarà pronta, magari ce lo farà sapere e rientrerà in aula. Nel frattempo, chi presenta allora? Provo io, dai. Va bene. Lucio, ti do subito. Ti do subito la possibilità di proiettare. Allora. Ecco qui, puoi proiettare. Schermo intero, giusto? E condividi? Sì. Adesso stai condividendo il tuo schermo, pertanto puoi anche mettere a tendina questo, però non questo, perché adesso ti fa questo effetto mirror. Aspetta, allora interrompi condivisione. Sì. A questo punto cosa devo fare? Allora, stai condividendo il tuo schermo, ma io non vedo niente. Allora, screen sharing. Quando fai screen sharing, vai su schermo intero, fai condividi, esce la finestra dello schermo. Sì. Poi da lì puoi abbassare a tendina e portare il file che vuoi aprire. Porta a tendina questa, scendi laggiù. Un attimo. Scendi la tendina questo. No, in alto a sinistra. Porta a tendina questa. Chiudi il. Come se volessi mettere portare ad icona, a ridurre ad icona. Esatto. E quindi c'è il tuo schermo, puoi aprire il file. Ah, ok. Allora, un attimo. Sì. Allora, io ho fatto un manuale sulla 45001, vado ad aprire ogni singolo. Vediamo un po' come è stato strutturato. Ok, parto con l'introduzione. Vedo che è un manuale fatto su 10 punti, quindi l'hai fatto in 10 parti, come sì. Ogni singola parte del, diciamo, del, dei hai
praticamente seguito i 10 punti norma. Esatto. Giusto? Allora, ho ipotizzato un'azienda della mia zona dove il titolare è un arabo, che produce un attimo, che produce praticamente, si occupa di, un attimo che ve lo faccio vedere, è aperta dall'81 e si occupa di chiller e di pompe di calore, con mercato che è orientato prevalentemente in Europa e in Asia. La struttura organizzativa è composta da vari settori, tra cui acquisti, produzione, vendite, amministrazione, direzione e risorse umane. Poi va bene, qui ci sono tutti i dati e l'organigramma dell'azienda in riferimento alla sicurezza. Poi il discorso va bene dello scopo del sistema di gestione, è appunto quello di analizzare un quadro generale per la valutazione dei rischi e delle opportunità al fine di prevenire lesioni, malattie, infortuni correlate alle attività di lavoro, poi soddisfare eventuali requisiti legali o eventuali requisiti volontari. Poi qui ho inserito alcuni elementi di fattori di successo, che è appunto quello legato alla promozione da parte della direzione di una cultura sulla sicurezza, assegnare appunto delle risorse necessarie per mantenerlo. E poi ho sottolineato in nero obiettivi allineati alle politiche sulla sicurezza, appunto, che tengano conto di pericoli, rischi, opportunità per il livello di salute e sicurezza sul lavoro, che era in riferimento a uno dei punti che erano stati modificati qua alla sezione 1, 1 luglio 2022, rispetto a quelli precedenti. E poi qua il ciclo del PDCA. Vado avanti. Carmine? Pronto? Pronto? Boh. Sì, Lucio, io ti sento. Ok, no, perché non sento più Carmine, quindi... Sì, infatti non lo vedo... Anche noi non lo sappiamo, no, però... Ci sono. Ah, ecco. Posso andare avanti? Certo, no. Allora, okay. Vediamo un attimo su questi aspetti. Tu hai fatto solo il manuale o hai fatto anche un po' di allegati? No, ho fatto solo il manuale e gli allegati diventavano un po'... No, magari, non lo so, analisi del contesto, la politica... Apro quello legato al contesto, se vuoi. Sì. Allora, sul contesto, andiamo sotto. Ho diviso alcuni dei fattori, vediamo se riesco anche... Io imporco gli occhiali per guardare, per vedere meglio. Ok, vediamo se riesco a aumentare lo zoom. Perfetto. Ok, allora ho specificato allora che il 20% del mercato dell'azienda è prevalentemente in Italia, mentre l'80% si occupa appunto di Cina, India, Giappone, Corea e quello europeo. Poi ho inserito alcuni fattori interni ed esterni che possono essere rilevanti sull'impatto sulla sicurezza. Allora, tra cui le politiche, gli obiettivi e le strategie in atto per raggiungerli, l'introduzione di nuovi prodotti, materiali e servizi, condizioni di lavoro, disposizioni relative all'orario di lavoro, cambiamenti in relazione a uno dei precedenti punti. Per esempio, cose legate ai sistemi informativi, flussi informativi non hanno nessun impatto sulla sicurezza. Esatto. Quali sono gli elementi che hai trovato con maggiore impatto? Vediamo. Quelli interni o esterni? Vediamo quelli esterni. Allora, quelli esterni, allora ho trovato l'introduzione di nuovi concorrenti, appaltatori, subappaltori, fornitori, eventuali nuove tecnologie che possono portare anche a pericoli. Poi nuove conoscenze sui prodotti e sui loro effetti, su salute e sicurezza, appunto essendo il discorso delle pompe di calore e dei chiller, anche in fase di montaggio.
Poi va bene i rapporti con altre parti interessate, tipo appunto gli appaltatori e quant'altro, i cambiamenti in relazione va bene sempre a uno dei precedenti punti. Per esempio, eventuali fattori legati a tassi di disoccupazione locali, magari anche in paesi asiatici, non erano da tenere in considerazione perché magari sono più su altri aspetti. Poi le parti che ho preso in considerazione ci sono le autorità legali e regolamentari, sì. Le organizzazioni madri, fornitori, appaltatori, subappaltori, e i rappresentanti di lavoratori, quindi RSU, RLS o RLST, l'organizzazione dei lavoratori, sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro, Confindustria oppure le associazioni industriali estere, poi proprietari, azionisti, clienti, visitatori, le comunità locali sparse per il mondo e quelle vicine all'organizzazione, e poi cliente, servizi medici, medie, università, associazioni, qualora l'azienda volesse fare anche eventuali stage formativi o alternanza scuola-lavoro. Perfetto. Quando so, vuoi che vada a vedere qualcos'altro? Vediamo. Allora, vediamo un attimo sulla parte di... Chiaramente poi, come sanno anche gli altri, c'è la parte 2 e 3 che sono poco... poco pregnanti, però volevo vedere ad esempio che cosa, quali sono gli elementi che sono inseriti nella parte di pianificazione del sistema. Sì. Qui praticamente ho inserito alcuni modelli che poi non ho fatto, che erano appunto legati ai fattori interni e esterni, parti interessati. Allora, Sì, perché chiaramente per effettuare una identificazione, saliamo un attimo sopra così di vedere. Sì, allora parto da qua. Allora, esatto. Cominciamo a scendere in maniera delicata, allora sì. È chiaro che per effettuare una identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e opportunità e stabilire poi i controlli da dover effettuare, è necessario che ci sia, in questo caso, immagino che tu abbia, da quello che vedo, individuato una eventuale procedura, sì, da collegare a questa parte del sistema, che sia proprio relativa alla identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e delle opportunità, sì, alla quale sono poi collegate una serie di documenti di valutazione del rischio, quando sono stati... per esempio, nella stessa mia azienda abbiamo inserito da poco anche nel DVR delle specifiche legate alla gravidanza. Ma queste erano, prima... erano già, ci dovevano già essere dal 2001, nel senso che la parte della valutazione dei rischi per i lavoratori in gravidanza e le lavoratrici madri è una legge del 2001 che abbiamo visto essere stata poi introdotta in maniera strutturata all'interno del testo unico 8108, ma già chi aveva la 626 del 94 a partire dal 2001 in poi aveva questo estratto, questa valutazione specifica per le lavoratrici madri e in stato di gravidanza. Poi sì, è diventato uno degli elementi di novità da un punto di vista documentale per la 8108 e chiaramente è riproposto poi nei sistemi di gestione sia nel OCSAS 18001 sia poi nella 45001. No, ma quello, bene, che volevo dirti è che noi abbiamo inserito, che ce l'ho anche qui davanti, nella nostra azienda, la tutela della salute delle lavoratrici madri, linee di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'abbiamo integrato con quello. Questa nota. Ah, avete integrato un ulteriore... Esattamente, che viene consegnata praticamente a tutte le lavoratrici nel momento in cui vengono assunte. Perfetto. Andiamo un po' più avanti, vediamo gli altri elementi. Sì, poi sì, ho inserito appunto lo stress lavoro correlato, che fa sempre parte del DVR, poi i video terminali e tutti i rischi che possono derivare
da varie attività, e poi qui appunto bisognava analizzare attraverso dei moduli vari fattori interni ed esterni, magari fattori interni e esterni, e cioè quelli che erano influenzano il raggiungimento degli obiettivi in termini di sicurezza, sia come fattori interni che fattori esterni, che dovrebbero poi derivare da quella parte che hai fatto in precedenza, dove sono stati inseriti una serie di fattori determinanti o meno, poi quei fattori devono essere esplicitati ed esplosi all'interno della parte di modulistica. Sì, esatto, magari anche con il periodo in cui vengono poi analizzati. Poi ho inserito gli elementi principali di queste valutazioni, che è l'RSPP, l'RLS, i vari preposti, il datore di lavoro e il medico competente per le attività di sua competenza. Poi vabbè, qui ho specificato tutti i vari moduli che si potrebbero andare a fare, tra cui la rilevazione del pericolo, i near miss, o eventualmente anche, magari se l'azienda vuole, mettere in piedi un qualcosa per ottenere poi anche l'OT23, anche se lo ottieni magari semplicemente con questo sistema di gestione. Certo. Lo ottieni col sistema di gestione. Oppure facendo una serie di attività che ti porta un punteggio fino ad arrivare a 100. Ma avere il sistema di gestione anche non certificato porta all'ottenimento dello sgravio, Bene, vediamo, continuiamo a scendere giù su questa procedura. Questa è finita? Questa qua, sì, sulla pianificazione, sì. Ah. Però non è specificato come fare la valutazione dei rischi, rimanda poi eventualmente alle procedure specifiche? Sì, poi ho specificato in uno dei vari punti anche che si fa fede anche al FMEA come attribuzione dei vari punteggi sul pericolo. Vediamo se riesco. Proviamo a vedere un'altra cosa. Invece, quali sono gli elementi di riscontro fondamentali che hai ritenuto al punto 8, quindi per la parte del controllo operativo? Qui praticamente ho segnato le varie attività che si devono andare a fare. Un attimo, per l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi. Quindi come procediamo? In pratica sul discorso dei dispositivi di protezione individuale, sulle varie attività che uno va a fare, e nel caso queste non siano eseguite correttamente, in effetti tu dovresti partire dai criteri che vengono utilizzate per le modalità operativa, una serie di controlli di prevenzione sui criteri che sono stati attuati, ed eventualmente l'utilizzo per le attività residuali come attività come fattori di rischio. A questo punto entrano in gioco i dispositivi di protezione sia collettivi che individuali. Esatto. Poi va bene, qua c'è una serie di moduli. C'è la parte dell'8.3 che era la gestione del cambiamento. Un attimo. Ho visto. Preparazione e risposta alle emergenze. Immagini, vediamo che cosa c'è scritto sulle preparazioni e risposta alle emergenze. Sì, praticamente che si dovrebbe fare una serie di istruzioni per ridurre al minimo la frequenza degli incidenti. Poi, se uno voleva andare a sviluppare la procedura, si poteva inserire magari una serie di attività preventive nel caso che in ogni singolo reparto magari possono capitare delle emergenze, attraverso magari servizio antincendio o primo soccorso o altri. Va bene. Legato al punto 8, quante procedure sono venute fuori? Vediamo un attimo, eccole qui. Questo qua. Teoricamente avevi pensato di fare controlli operativi, un qualcosa sull'approvvigionamento, affidamento all'esterno che sulla parte di outsourcing, e preparazione e risposta alle emergenze. Io consiglierei sempre di fare un qualcosa che tenesse conto della gestione del cambiamento.
se lo prendi, prendilo come spunto. Sì, sì, sì. No, io quello lì lo pensavo inserito all'interno del verbale della riunione periodica. No, la gestione del cambiamento proprio come eventuale procedura o eventuale istruzione operativa per gestire in maniera organica tutte quelle situazioni che possono portare ad un cambiamento temporaneo, permanente nella struttura aziendale. Se vi ricordate, abbiamo visto anche dei moduli all'interno delle slide del corso, ed è di fondamentale importanza effettuare una gestione di queste attività per poter preventivamente analizzare i rischi introdotti da nuove attività in azienda. Va bene, diciamo che in linea di massima questo tipo di documento va bene per come è strutturato. La politica ha fatto un'altra cosa che forse andrebbe aggiunto, è un sinottico in cui si potesse andare rapidamente a verificare tutta la documentazione del sistema di gestione, quindi un riepilogo dei documenti sia di origine interna che di origine esterna. Un attimo, che forse li avevo inseriti qua, un secondo. Qui avevo inserito tutti, sì, va bene, i riferimenti normativi, sì. Sì, sì, queste sono quelle là che servono, però sì, chiaramente, allora, visto che magari c'è la procedura, quella specifica per la valutazione dei rischi e opportunità, bene, anche quali sono i moduli collegati a questa procedura, in modo da tenere un sinottico di tutta la documentazione del sistema, compresi eventuali allegati che possono essere, ad esempio, la politica, l'organigramma, che sono magari allegati al manuale. Mm-hmm. Però come impostazione io mi ritrovo con un'impostazione sicuramente su 10 punti, in modo tale da andare a trovare subito gli elementi di corrispondenza tra le parti del manuale e i punti della norma, e contestualmente, qualora venissero fatte delle modifiche, effettuare le modifiche solo a al punto specifico e non mandare in revisione l'intero manuale. Va bene. Va bene, grazie Lucio, puoi anche sospendere la presentazione. Qualcuno di voi vuole intervenire? A chiusura della tua presentazione dico che sicuramente è un buon lavoro, chiaramente da affinare perché mancano la parte, ma non c'era il tempo per poterlo fare, chiaramente, di procedure e modulistiche a corredo, ma è un buon impianto documentale iniziale su cui andare poi, diciamo, è lo scheletro su cui andare poi ad inserire tutti gli altri elementi del sistema di gestione. Complimenti e grazie. Prego, grazie. Allora, mi aveva contattato Carlotta che aveva risolto i problemi e quindi voleva presentare. Allora, io darei la parola a lei. Allora, Carlotta, eccoti qua. Consenti presentazione. Sì, Carlotta, ci riproviamo. Mi scuso, non mi ero accorta che mi era saltata la connessione. Vi torna? Vedete? Sì, sì, sì. Perfetto. Okay. Perfetto. Va bene, stavolta bene. Allora, praticamente tolgo il video a vedere se è meno pesante, così riusciamo a vedere meglio. Va bene, va bene. Allora, io sostanzialmente mi sono occupata della parte della SWOT analysis, grazie al professor Giorgio Mellis per la parte di ambiente, e abbiamo creato sostanzialmente una SWOT per le PMI, quindi piccole e medie dimensioni, nel settore metalmeccanico, perché è la realtà più vicina a quella di cui mi occupo io. Ho in realtà aggiunto all'interno di questa SWOT un focus sulla sostenibilità, più che altro perché è quello di cui mi occupo, quindi volevo integrare, oltre a quello che già è integrato grazie a questo master, anche quello che conoscevo io. Quindi sostanzialmente
abbiamo valutato gli indicatori di performance, la valutazione delle prestazioni, la definizione di indicatore ambientale, la scelta dell'indicatore, gli obiettivi e infine la SWOT, che ho creato infatti questo file Excel, che magari dopo guardiamo insieme. Certo. In generale, quindi, sostanzialmente ci siamo occupati della parte di analisi delle PMI nel settore metalmeccanico e quali possono essere eventuali obiettivi di miglioramento con una valutazione che vedremo poi nella SWOT per tutta la parte di costi-benefici dei vari possibili obiettivi di miglioramento. Per prima cosa parliamo degli indicatori di performance. In generale lo troviamo al punto 9, è un punto della norma della 14.000 e qui possiamo in realtà vedere sostanzialmente quali sono gli scopi degli indicatori, cioè l'attività di misurazione e di monitoraggio, la valutazione della conformità, gli strumenti sono sicuramente la parte dell'audit interno e infine il tutto si concluderà con il riesame della direzione e offrirà anche degli elementi di uscita da valutare all'interno dei nostri sì, PDA. Perché poi qua siamo 9.1.2, 9.2, 9.3 come riesame della direzione, quindi sono tutti punti che riguardano proprio la gestione, l'analisi e il monitoraggio esatto. Che poi è analogo anche agli altri sistemi. Esatto, esattamente. E, per quanto riguarda l'environmental performance, noi l'abbiamo valutata proprio in termini di definizione, nel senso che abbiamo valutato che cosa intendiamo con prestazione e abbiamo definito tutti gli obiettivi in base SMART. Per quanto riguarda l'altra parte, abbiamo definito che cosa misurare e monitorare, come misurare e quali sono gli scopi. Quindi abbiamo definito, verranno definiti in degli allegati che, visto il tempo, in realtà non sono stati possibili da implementare, ma sarebbero molto interessanti, tutti i metodi di misurazione, il monitoraggio, le varie analisi, i criteri e anche la tempistica in cui misurare, in cui poter valutare di nuovo questi aspetti, la parte del check. Per quanto riguarda i processi della nostra gestione ambientale, dobbiamo assolutamente valutare gli obiettivi che abbiamo scritto nella SWOT, adesso questo posso metterlo giù, nella SWOT infatti abbiamo la parte degli obiettivi, abbiamo poi tutta la parte dei punti di forza, dei punti di debolezza, le opportunità e le minacce e successivamente abbiamo valutato tutta la parte dei costi, dei benefici preventivati, dei costi effettivi e dei benefici effettivi. Per concludere, in realtà abbiamo valutato dei risultati, quello che un'azienda potrebbe valutare come risultato, se positivo, se negativo, se in corso di monitoraggio, se mancano, se vanno riadattati dei KPI, lo stato ed eventuali note di miglioramento. In generale, tutta questa parte, quest'ultima parte di questo file Excel, infatti va a convergere nella parte di cioè valutazione della prestazione, quindi la performance evaluation. Abbiamo quindi tutte le quattro fasi in cui verte la misurazione, il monitoraggio, l'analisi vera e propria e infine la valutazione del punto di arrivo, in cui successivamente verrà inserita all'interno del riesame. Tutti questi KPI comunque devono essere chiaramente misurabili e devono avere come base, e verranno modificati anche rispetto al ciclo di Deming. Questo perché in realtà è la base delle nostre ISO su tutti e quattro, tutte e tre le parti sia sostenibili. Infatti se vediamo ho differenziato in base al colore gli obiettivi, abbiamo il verde e quelli ambientali sulla sostenibilità ambientale, quel arancione sulla parte di sostenibilità sociale e infine giallo saranno gli obiettivi di tipo di sostenibilità economica. Per quanto riguarda la definizione di indicatore ambientale, sappiamo che in realtà sostanzialmente lo scopo è quello di monitorare e essere il più aderente possibile con la realtà. Quindi sostanzialmente le principali caratteristiche dovrà essere la significatività, la rappresentatività, la verificabilità, la riproducibilità e la sensibilità. Infatti, soprattutto visto che stiamo parlando di una base ambientale, anche una sensibilità rispetto ai cambiamenti dell'ambiente. Detto ciò,
abbiamo fatto una trattazione sulla parte di scelta dell'indicatore di performance ambientale, anche basandoci sulla ISO 14031. Principalmente abbiamo due grandi tipi di indicatori: abbiamo l'indicatore di condizione ambientale e l'indicatore di prestazione ambientale. L'indicatore di condizione ambientale dà informazioni sulle condizioni dell'ambiente che potrebbero essere influenzate dall'organizzazione e aiutarla, utilizzando anche un impatto reale o potenziale rispetto agli aspetti ambientali, e infine l'indicatore di prestazione ambientale, che forniscono informazioni relative alla gestione degli aspetti ambientali della nostra organizzazione. A proposito di questi AP, abbiamo l'indicazione di prestazione di direzione, e questi indicatori sono caratteristici perché forniscono informazioni sugli sforzi della gestione della nostra organizzazione per influenzare, e gli indicatori di prestazione operativa che invece danno informazioni sulla performance ambientale della nostra organizzazione. Gli indicatori sulla Management Performance Indicators, quindi gli indicatori di prestazione della direzione, in realtà valutano proprio le prestazioni gestionali, e occupandoci di sistemi di gestione integrato è in realtà, secondo me, il fulcro. Infatti è proprio l'influenza che la struttura organizzativa delle persone, la gestione delle risorse, l'addestramento dà sul nostro sistema. Detto questo, ci sono vari indicatori che abbiamo trattato e abbiamo valutato anche in base a quello che abbiamo visto all'interno dell'area ambientale. Per esempio, abbiamo utilizzato quelli pubblicati dalla Lombardo nel 2012. Come sintesi, quindi, abbiamo indicatori di impegno, di controllo, di reattività e infine gli economici e quelli di consenso. Per quanto riguarda le ultime due parti degli indicatori, abbiamo gli indicatori OP, che valutano le prestazioni ambientali delle operazioni che abbiamo condotto, e gli indicatori ACI, che invece valutano le condizioni ambientali come la temperatura, la turbidità dell'acqua, e non sono direttamente collegati ai processi. Detto ciò, abbiamo in realtà stilato una lista di quelli che sono gli obiettivi di miglioramento, con eventuali anche punti di debolezza, che abbiamo poi trattato in maniera molto più approfondita all'interno della SWOT. Per esempio, il primo vediamone qualcuno. Esatto, il primo indicatore che abbiamo trattato, magari ne guardiamo uno per categoria, se vogliamo, oppure quelli ambientali, il più particolare, magari io l'ho improntata su una PMI nella regione Emilia-Romagna. Questo lo dico perché magari nella casa della mobilità sostenibile ci sono progetti che dipendono anche dal comune e dalla regione, quindi l'ho basato su quello che in realtà io ho visto e vedo nella mia azienda. Per quanto riguarda il primo obiettivo, è la valutazione dell'impatto ambientale e l'implementazione dell'utilizzo di materiali da riciclo all'interno dell'area produttiva, quindi sostanzialmente una riduzione del waste, sostanzialmente, degli scarti. Per quanto riguarda il punto di forza, chiaramente otterremo un'analisi migliorativa dei processi e quindi una migliore risposta verso i rifiuti zero, che l'azienda deve sempre cercare di perseguire a livello economico, perché è un vantaggio. L'eventuale punto di debolezza è che potrebbero esserci degli interventi di implementazione nei un po' di problemi di audio. Punti di debolezza: vedevo richiesta di interventi di implementazione di cicli produttivi attraverso rinnovamento di procedure macchinarie, chiaramente. Sì, mi sentite? Adesso perfettamente. Mi sentite? Sì, sì. Ti sentiamo. Mi sentite? Sì. Confermate che si sentiva? Carmine, mi sentite? Perfettamente, sì. Ah, ok. Ho capito che c'erano problemi di audio. Per un momento era okay. Intermittente, sì. E, se mi sentite, andavo avanti e vi facevo vedere la parte.
Adesso l'audio è riscomparso. Una delle procedure. Mm-hmm. Solo una conta. Ed è quindi una possibilità da mostrare all'interno del riesame. La minaccia è la mancanza del controllo sui canali di distribuzione. Un costo preventivato per tutta la parte di debolezza, quindi l'implementazione dei cicli produttivi, io l'ho più o meno gestita sui 150.000 euro, perché è quello che più o meno, anche in base alle attrezzature, potrebbe corrispondere. Mi sentite tutti? Sì. Mi sentite tutti? Sentiamo e vediamo, sì. I benefici preventivati sono l'impatto positivo del brand, perché comunque a livello di marketing, a livello di effettiva gestione. Adesso è scomparsa. A livello di benefici preventivati abbiamo un impatto positivo sul brand aziendale e una condivisione con i clienti e pubblico sul sito, pubblicamente sul sito, pubblicazione. Abbiamo i costi effettivi, che sono più o meno generali, nel senso che questo è quello che io ho visto nella mia realtà, però era una SWOT basata su una PMI, quindi più o meno le caratteristiche di un metalmeccanico dovrebbe corrispondere. I benefici corrispondono in realtà chiaramente alla differenza tra i costi preventivati e i costi effettivi. Infine, nel caso di chiusura, dobbiamo valutare se la chiusura ha un risultato positivo oppure negativo. A questo punto, dopo aver valutato lo stato di chiusura e anche il risultato, si punta quindi a un'implementazione del sistema. In questo caso il risultato ha avuto uno stato chiuso e il risultato positivo, quindi otterremo un'implementazione del sistema sempre nell'ottica del miglioramento continuo e per ridurre alcune spese ulteriori e supportando sempre questa politica del miglioramento continuo. Per quanto riguarda, per esempio, una mobilità sostenibile, questa l'ho basata sulla mia regione, che c'è questo bando che si chiama Bike to Work, e questo bando ha come punto di forza il fatto che sostanzialmente non ci sono spese per l'azienda, ma tutti i lavoratori che andranno in bicicletta all'interno verso la propria azienda avranno un'app che segnerà a livello di tempo quanto tempo ci mettono ad andare in bicicletta per arrivare alla sede, e gli verrà dato 20 centesimi a ogni chilometro che fanno, e verrà direttamente inserita all'interno della loro busta paga. È un'idea molto molto bella che ha avuto la Regione Emilia-Romagna, il nostro comune ne fa parte, e quindi lavorando su questa, per esempio, su questa mobilità sostenibile, di cui mi sto occupando anche io fisicamente in azienda, ho valutato per esempio i punti di forza, che sono il perseguimento delle politiche di mobilità sostenibile e anche il miglioramento dell'accessibilità, perché non tutte le aziende, soprattutto le PMI, dipende molto dal numero di dipendenti nel caso di poter avere o no mobility manager. Quindi nel nostro caso non c'era, però abbiamo potuto comunque poter approfittare di questo bando, di questa idea. Un punto di debolezza che ho riscontrato all'interno di questa possibilità, di questa grande chance che ci hanno dato, è stata però la necessità di integrare delle dotazioni, perché non tutti i nostri dipendenti posseggono una bicicletta con cui poter arrivare effettivamente in azienda. A questo punto però l'opportunità era la riduzione di un impatto ambientale e la riduzione della necessità dei parcheggi, cosa non scontata perché non è mai scontata. Ed infine, a livello di minaccia, c'è l'acquisto iniziale di tutte le attrezzature e il mantenimento dell'iscrizione al bando, che richiede un determinato numero di dipendenti che aderiscono, e per questo abbiamo anche tutta la parte dell'acquisto delle bici e cercare di venire incontro ai nostri dipendenti. I costi preventivati sono dovuti quindi principalmente ai punti di debolezza, cioè all'acquisto di queste biciclette e di queste attrezzature,
A questo punto però i benefici preventivati è la riduzione dei costi di trasporto e quindi oltretutto molti dei nostri dipendenti non vengono dalla... non sono vicini alla nostra zona industriale e non è ben collegata e quindi invece che l'utilizzo della propria auto è possibile utilizzare questa bicicletta guadagnando anche. Oltretutto l'accesso ai bandi europei è una cosa fondamentale perché se si comincia a essere sostenuti all'interno dei bandi ad avere quindi i fondi che i bandi possono garantirci, in realtà molti miglioramenti sono applicabili. Per quanto riguarda i costi effettivi, è stato questi 5.000 euro, alla fine sono quelli che sono venuti fuori dall'investimento sull'attrezzatura. Infine, i benefici effettivi sono ancora in corso di monitoraggio perché è un obiettivo a lungo termine e quindi otterremo dei benefici calcolando quanti dipendenti in meno avranno necessità dell'utilizzo della macchina. Della vettura. Il risultato è ancora in corso di monitoraggio perché ho detto che è un obiettivo a lungo termine e infatti nelle note di miglioramento abbiamo che è un obiettivo a lungo termine con un rinnovo della partecipazione al bando per questo gennaio. Una volta che verrà rinnovato la partecipazione a questo bando, chiederemo probabilmente disponibilità ai dipendenti di poter visionare il chilometraggio effettuato da loro o direttamente al comune per vedere effettivamente l'abbattimento dei costi anche solo di trasporto. Bene. Detto ciò, un esempio invece per la parte sociale, ho valutato tutta l'attuazione, per esempio, delle politiche di welfare aziendali, quindi orari flessibili, smart working, cioè cercare di venire incontro ai propri dipendenti. Abbiamo dei punti di forza, cioè possiamo creare delle soluzioni lavorative su misura e quindi creare anche un miglior clima aziendale. Punti di debolezza è la perdita del controllo delle performance perché si rischia di, nel senso, molti problemi possono essere legati anche all'utilizzo dello smart working se non si ha un sistema di performance molto, molto flessibile e che venga incontro quindi a questo tipo di soluzioni su misura. In generale l'opportunità e quindi la conciliazione vita lavoro ed infine le minacce, la minaccia più grande alla fine è un quadro giuridico complesso nel senso che dopo c'è tutto il sistema di valutazione della performance, valutazione della produttività, i costi preventivati ancora non sono stati definiti perché bisogna valutare soprattutto a livello di quadro giuridico cosa è effettivamente possibile e soprattutto cosa è possibile correlato a cosa possiamo misurare. I benefici sono sicuramente equità ed opportunità e tutta questa parte in corso di monitoraggio è dovuta al fatto che bisogna sempre, prima di chiaramente proporre questo tipo di possibilità, anche riuscire a creare un sistema di performance molto forte. In generale una nota di miglioramento è sempre il fatto che bisogna attuare degli accordi per utilizzare i servizi e utilizzare anche degli indicatori corretti all'interno del proprio sistema basato sul fatto che saranno soluzioni lavorative su misura. Ok, allora anche il sistema di performance del lavoratore deve essere su misura, correlato anche a questo che gli viene concesso. Per quanto riguarda invece la parte economica, e poi vi lascio se avete dubbi, domande, volentieri, abbiamo per esempio la creazione di un sistema di gestione energetico per eliminare gli sprechi e l'utilizzo di energia pulita. Questa in realtà è una cosa molto molto reale ed aderente alla realtà di oggigiorno. Un punto di forza è l'ottenimento di un minore impatto ambientale, quindi una riduzione effettiva dei consumi. I punti di debolezza è chiaramente l'investimento iniziale, perché per esempio nella mia PMI non abbiamo un energy manager. Per quanto riguarda la parte di opportunità, avremo sicuramente un miglioramento delle performance energetiche e la parte di minaccia è che possibili competitor potrebbero essere già presenti ad avere un sistema di gestione energetica migliore e quindi bisogna in realtà anche cercare di sempre mantenere la competitività. Per quanto riguarda i costi preventivati,
è in generale quello che io ho chiesto per una possibile implementazione di questo tipo di settore. I benefici chiaramente sono una riduzione dei costi, come abbiamo visto nel nostro punto di forza, è una riduzione dei costi che io ho approssimato ad un 10% perché ne avevamo parlato all'interno della parte energetica. I costi effettivi potrebbero essere molto realisticamente alti, forse anche più alti di quelli preventivati. Infine ho optato per un'idea positiva, ho visto delle altre PMI che sono riuscite con un tipo di energy management a chiudere in positivo questo tipo di obiettivo e quindi nell'eventuale note di miglioramento uno successivamente potrebbe inserire anche tutta la parte relativa alla vera e propria gestione, nel senso che se poi assumi un energy manager devi comunque dopo hai una persona in più che si occupa della tua azienda. Quindi queste sono più o meno le cose che ho valutato, è un esempio e lo scopo è a unire tutta la parte di valutazione delle performance, LCP, e unendola però con quello che è la necessità che hanno tuttora anche le PMI e non solo le big company di un sistema sostenibile. Io non ti sento, Carmine, quindi... Io ti sento, infatti ho provato, mi senti adesso? Non so bene che cosa mi dici, ti vedo gli bloccato, altri sentono, ragazzi. Quindi nel caso entro e sperimento. Se ti sentiamo, Carmine. Così magari parliamo di questa... Esatto. Di questa... Provare ad uscire e a rientrare. Adesso te lo scrivo in chat. Adesso... Ecco qua, abbandonato il mitico, quando rientra. Questa era, aspettiamo un attimo che rientri, perché anche questo era un ottimo... Eccoti, sei rientrata? Sì, sono rientrata, infatti non ti sentivo, ti vedevo bloccato. Spero che si sia capito lo stesso. Ci sono io abbiamo visto, anzi, con molta attenzione ho seguito la tua esposizione, anche perché per come è stata proprio strutturata questo tipo di analisi, è un'analisi molto approfondita, è sicuramente molto utile per effettuare poi delle scelte in maniera ponderata grazie proprio all'analisi SWOT che viene fatta in fase iniziale. Solo due cose io aggiungerei. Innanzitutto mettere delle tempistiche. E poi anche quando vedo monitoraggio chiuso oppure in corso io darei una percentuale. Ok, ad oggi è in corso, ma siamo al 20, al 10, al 50%, per esempio, proprio per migliorare ancora di più questo elemento. E poi, invece, per quanto riguarda i costi e i benefici dovrebbero essere calcolati, cioè io il mio beneficio è il B su C, è il beneficio che ho ottenuto sul costo, non dovrebbe essere il... costo che ho preventivato, costo che ho sostenuto e il beneficio, la differenza dei due. No, il beneficio è un qualcosa che va oltre il costo iniziale. Quindi io dovrei fare una valutazione di quelli che dovrebbero essere i benefici e li dovrei andare a rapportare con quelli che sono i costi. Per cui se il beneficio è la riduzione del 10% del costo energetico, un 10% che mi vado a portare in generale per un arco di tempo anche abbastanza ampio e quindi va a impattare su quello che invece il costo iniziale. Io attualmente sto spendendo 300.000 euro di energia, risparmio con un intervento che mi costa 100.000 euro, posso risparmiare il 10%, quindi 30.000 euro annui. Io è una cosa che posso fare perché dopo 3 anni il mio break even point e da quel momento in poi comincio a risparmiare effettivamente. In altri casi, come può essere altri elementi anche di mobilità sostenibile, lo posso fare anche sul breve periodo. Poi ti volevo fare una domanda. È interessante anche questo tipo di incentivo, ma è su un qualcosa di regionale o di comunitario? La Mobility to Work si basa sostanzialmente su un bando europeo a cui però aderivano le regioni
e quindi successivamente dal fondo europeo si è potuto accedere, la nostra regione ha potuto accedere, non tutti i comuni, perché comunque richiedevano una determinata base di popolazione, però quello in cui lavoro sì, tipo il mio paesino no, però quello in cui lavoro sì, città come Bologna, Faenza, Forlì, hanno potuto accedere, ed è un'iniziativa che sfrutta chiaramente i fondi europei, ed è fondamentale secondo me, perché tanti, tanti problemi che noi magari abbiamo a livello soprattutto anche di il costo, no? Il sovraccosto che ti può creare anche solo la creazione e l'implementazione di un sistema energetico. Se non hai poi la persona che se ne occupa, diventa tutto futile. Quindi devi mettere anche in campo il fatto che dovrai creare un energy manager e dovrai mantenerlo. Quindi tante cose in realtà, grazie ai fondi europei, sono possibili. Questa è stata una piccola, un piccolo spiraglio, però ho visto che in generale nella nostra zona poche PMI riescono ad avere questa attenzione nel fatto che si può effettivamente ricadere. Ma poi il tipo di incentivo che veniva riconosciuto al lavoratore è dato dall'azienda o fa parte di questi fondi che sono messi a disposizione? Fa parte dei fondi, infatti per l'azienda è praticamente gratuito. Ho inserito il costo unicamente dovuto all'implementazione delle biciclette, del mantenimento delle biciclette. Che può essere anche poi un benefit dato al dipendente. Cioè esatto, nella welfare, esatto. Esatto, eviti di prendere la tua vettura, io la bici te la do io e grazie alla bici che ti do io venendo in bici fai bene all'ambiente, fai bene alla tua salute e ti viene anche rimborsato qualcosa in funzione dei chilometri che fai da abbiamo calcolato quasi 40 euro in più in busta paga per questa, per questa più o meno guardando la distanza quasi 40 euro in più in busta paga. 40 euro in più significa vuol dire che sono veramente piccole distanze, perché se sono 20 centesimi a chilometro, se fossero 10 chilometri, 8 chilometri, quindi anche distanze abbastanza piccole. Sì, sì, è piccola la città, quindi abbiamo fatto fatica. Però invece che niente, no, comunque... Invece trovi 500 euro annui in più in busta paga. Fai bene all'ambiente, fai bene alla tua salute, e la bicicletta ti viene dall'azienda, per cui le avete comprate almeno con il vostro logo aziendale? Almeno vi sì, fate sì, un po' le comprate. Abbiamo comprate col logo, sì, rigorosamente. Perfetto, e non a pedalata assistita? No, quello no, solo per quella chi canonica. È un lavoratore fragile, l'abbiamo selezionati e loro hanno disponibilità. Va bene, va bene. Abbiamo fatto i compiti a casa. Carmine, sì, sì. Per me, mi senti? Sì, sì, Antonio. Avevo fatto in chat, avevo fatto... Non ho visto. Sì, la... Ah, aspetta. Avevi scritto qualcosa circa i rischi sul lavoro in itinere? Esatto. Questa è un'altra cosa eventualmente da tenere in considerazione. Però è un aspetto che attiene alla gestione delle modifiche, no? In senso più ampio, modifiche tutto. È ovvio che se da una parte te ottieni il vantaggio in termini di miglioramento ambientale e poi va bene anche la motivazione economica dei dipendenti, engagement e quant'altro, dall'altro c'hai un rischio correlato potenziale che in qualche modo va valutato. Questo vale sempre, e appunto la domanda era se ne avevano tenuto conto. Ne abbiamo tenuto conto perché in realtà sono presenti dei percorsi ciclopedonali per raggiungere l'azienda, al contrario invece non sono presenti dei trasporti pubblici. Quindi abbiamo valutato che in realtà il rischio in itinere, se mantenuto all'interno dei chiaramente del percorso ciclopedonale, comunque fosse un rischio gestibile, nel senso che tra benefit e rischio c'erano più benefit che rischi. Poi in aree geografiche abbastanza pianeggianti e con una densità abitativa non elevatissima, chiaramente il rischio in itinere per i percorsi in bici è un rischio accettabile rispetto ad altre zone dove magari sei costretto a fare a percorrere delle strade a scorrimento veloce e senza piste ciclabili, come spesso accade in altre realtà geografiche, o dove poi la morfologia non consente di avere questi percorsi, come dire, pianeggianti e con un flusso veicolare
non elevato, come immagino sia nelle tue zone, Carlo. No, sì, zona Faenza, Imola sono estremamente pianeggianti e hanno tutto il ciclo pedonale, quindi è stato un rischio decisamente accettabile. Soprattutto dato da questo, da questa parte, da queste zone, cioè già delineate siamo. Certo. No, Roma, ok, no, non abbiamo valutato. Roma la vedo un po' più complicata, ad esempio, no? Non era stata valutata le... Nell'Interland napoletano pure la vedo una strada scarsamente percorribile. Prima scrive il telefono, risponderanno di là. La vedo scarsamente percorribile per una serie di motivi. Va bene, grazie del tuo intervento, sì, sì. Ottimo lavoro anche per te, veramente i primi due lavori sono due lavori eccellenti. Vediamo adesso... Scusa Carmine, posso fare una domanda? Certo. Volevo chiedere, in merito allo smart working, sono già stati considerati quali possono essere degli indicatori di performance, diciamo, che non siano troppo, oppure ci sono delle difficoltà perché sono troppo legati alla soggettività? Questa è la prima domanda. E una seconda domanda invece è perché Carlotta ha detto che per quanto riguarda l'efficientamento energetico, il fatto che ci siano possibili competitors con sistemi energetici già efficientati è una minaccia per l'azienda. Per quanto riguarda lo smart working, il sistema di performance, come dicevo nella SWOT, è particolarmente complicato, nel senso che soprattutto sulla parte impiegatizia è complicato riuscire ad avere un'ottima aderenza, però in realtà stiamo cercando di implementare attraverso dei software la possibilità di sostanzialmente valutare effettivamente le ore all'interno della le ore di lavoro effettive svolte all'interno della, nonostante ci sia questo allontanamento della persona dal luogo di lavoro, però questo in realtà è applicabile anche all'interno dell'azienda, perché comunque è sempre complicato riuscire a impostare un sistema di performance all'interno dell'area impiegatizia, secondo me. Abbiamo quindi puntato in realtà e stiamo in realtà cercando di incrementarlo, più che altro un sistema di performance basato su obiettivi, cioè il mio scopo come area HR è quello di eliminare completamente gli orari, nel senso che non sono interessata ad avere un conteggio orario del lavoro della persona, non voglio sapere se lavori 8, 9, 10 ore, non mi interessa. Voglio in realtà riuscire a gestire un sistema di obiettivi settimanali per ogni tipo di lavoro, di reparto. L'unico problema veramente grande di questo tipo di sistema, purtroppo nella mia PMI specifica, perché in realtà in altre PMI, parlando con altre HR, ho visto che cioè, nel senso, gli è piaciuta la mia idea, lo stanno implementando e lo stiamo implementando anche con loro, è in realtà che se la macchina è estremamente customizzata, come la nostra, purtroppo, un esempio stupido, una macchina estremamente customizzata all'interno di un ufficio tecnico fai fatica effettivamente a stimare le ore di lavoro che ci vorranno per quel tipo di progetto, perché purtroppo cambia da macchina a macchina. Quindi è sempre complicato riuscire ad essere molto aderenti quando hai delle customizzazioni così, così elevate. Noi cambiamo proprio, la macchina base è la stessa, ma in realtà noi ci occupiamo solo di customizzazione. Quindi è molto complicato riuscire ad essere... Quindi non c'è un qualcosa che può essere molto standardizzato. Sai le cose da fare, però possono cambiare da progetto a progetto. Esatto, purtroppo questo è un limite della nostra tipologia di PMI, purtroppo, certo. E non è così semplice. Invece, per quanto riguarda la parte energetica, ho valutato i competitor come una possibile minaccia, più che altro perché ci sono alcuni fondi e ci sono alcune iniziative regionali che sono all'interno di questa figura dell'energy manager,
che sostanzialmente hanno un numero limitato di aziende che possono aderire. Quindi questo diventa un nostro problema, nel senso che se loro hanno implementato prima questo tipo di performance, questo tipo di management dell'energy, noi non riusciamo fisicamente... Con i fondi. Esatto, ci rubano il posto praticamente. Quindi okay. È una rincorsa a cercare di fare prima per accaparrarsi il fondo sostanzialmente. Il brutalmente è così, però è una caratteristica del fatto che nella nostra regione sono stati divulgati soprattutto questi tipi di fondi. Questo è anche, però significa entrare in un circolo virtuoso. Quindi è una competizione positiva. Va bene, grazie Carlotta. Grazie mille per le domande. Chi vuole proporre il lavoro adesso? Dai. Nessuno? Dai, non fate chiamare me. Chi è rimasto? A chi fa piacere? Abbiamo tanto tempo ancora. Ormai il ghiaccio è rotto, quindi solitamente il primo intervento, che è quello un po' più complicato, e quindi Lucio come dire, ha rotto il ghiaccio, tant'è vero che poi stiamo andando abbastanza sul velluto. Però vediamo un po'. Marco, Antonio, Valerio, lo stesso Alessandro. Chi vuole intervenire? Vedo Antonio che si sta proponendo. Siamo più di un Antonio. In gallinesi, va bene? Bello, al fresco, anche con la finestra aperta. Sì, intervenire dopo Carlotta è veramente complicato, perché per quanto mi riguarda ha fatto un lavoro mostruoso, straordinario, quindi applausi per quello che riesco io così a valutare, ovviamente. Cosa ho fatto io? In realtà ho fatto due lavori disgiunti, perché ho proposto una procedura di gestione del cambiamento, quindi integra il manuale di Lucio, potrebbe essere un elemento di integrazione al manuale di Lucio, e poi invece mi sono cimentato in un registro, tre allegati, quello della parte interessata, quello dei fattori esterni e interni all'organizzazione, la valutazione rischi e opportunità, il riferimento, ovviamente non è citato da nessuna parte, ma io so perché ho prodotto questo lavoro, perché mi sono avvantaggiato un po', perché i servizi tecnici dell'azienda in cui lavoro, mentre prima non avevano certificazione, di fatto si sono certificati all'interno della certificazione del sito, e quindi ci siamo dovuti dotare di tutte le informazioni documentali, e dobbiamo essere autonomi in termini di certificazione, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro che evidenziasse, no? Ciò che nel servizio veniva svolto. Si tratta dei servizi tecnici che in uno stabilimento di 470 persone c'ha 72 tecnici multidisciplinari, tutti i mestieri sono contemplati, e fa progettazione, manutenzione, affidabilità, opere civili e costruzioni, quindi poi diventa di fatto il crocevia di tutti i processi di stabilimento, e quindi anche abbastanza significativo. Io partirei per farvi vedere velocemente, se ti do la possibilità, la gestione la procedura della gestione delle modifiche. Ecco di qua. Come l'ho pensata, in realtà partendo da alcune cose che esistevano già e poi valutando alcune debolezze, quindi fammi vedere screen sharing. Dunque, condividi
Esatto, adesso scendi a tendina questo, perfetto, eccoli qua. Allora, chiaramente ho reso tutto anonimo, perché ci tenevo che fosse anonimo, questo è il frontespizio. Quindi la procedura, vediamo, facciamo vedere anche agli altri, vedi, la procedura è una 813A, quindi è la procedura A riferita al punto 813. Se alla gestione del cambiamento venisse effettuata o venisse proposta un'altra procedura, sarebbe la 813B, immagino. Esattamente. L'indice è questo, ovviamente schema classico, oggetto e campo di applicazione, documenti di riferimento, definizione, principi generali, poi il cuore della procedura, nel senso dove si applica, quando, e quindi nella fattispecie modifiche impiantistiche. Vi ricordo che lavoro in uno stabilimento a rischio rilevante, quindi le modifiche impiantistiche non sono banali nella presa in carico, e modifiche per i parametri di processo, perché è ovvio che, essendo stabilimento a rischio rilevante, i parametri di processo non sono secondari nella corretta gestione della sicurezza e dell'ambiente, e anche le modifiche dell'organizzazione, e quindi ovviamente insistono sul corretto funzionamento dei processi. Ci sono anche due diagrammi di flusso, quella della gestione delle modifiche e il diagramma di flusso generale. Qui vabbè, i campi di applicazione, stabilisce anche appunto, si applica a impianti, sistemi e componenti, parametri di processo e organizzazione, l'abbiamo detto. Non è ricontemplato, non è definito come cambiamento una modifica tal quale di un componente o di una parte di impianto con pezzi di identica progettazione e caratteristiche tecniche, quindi materiali, definita semplice manutenzione e ricambio tale quale. Ovviamente l'impatto qui è di salute, sicurezza, ambiente e anche qualità, ovviamente, perché però la procedura si ispira fondamentalmente, qui la priorità è indiscutibilmente salute, sicurezza e ambiente. Ovviamente i documenti di riferimento sono quelli delle cogenze normative, le linee guida del sistema di gestione della sicurezza degli impianti a rischio rilevante, atti autorizzativi, perché ci sono le AIA, AUA e quant'altro, e questa invece è una procedura che noi riceviamo dal board, che ci dà delle linee guida e ci indica alcune cose che noi dobbiamo fare necessariamente. Quindi è un documento di riferimento, perché è di un livello più alto. Poi c'è tutta la definizione, tutto il glossario, quindi qui è citato tutti i termini, gli acronimi che oramai utilizziamo come parolacce, giusto per evitare difficoltà di interpretazione. I principi generali non li sto a scorrere, io andrei che dire, cioè non ho voglia di leggerlo, ma fondamentalmente quello che ci interessa è, ve la racconto, che ovviamente, essendo divisi in unità produttive, quindi la responsabilità della produzione e della gestione di quel processo è in carico a un'entità che la produzione, il responsabile di produzione insieme agli ingegneri di processo propongono fondamentalmente una modifica. Quindi propongono la modifica, la sottopongono, e qui c'è l'attenzione, al servizio HSE ambientale. C'è un gruppo di tecnici con l'HSE di gruppo che deve fare la nuova AZOP rispetto alle modifiche proposte. Capire se queste modifiche hanno un aggravio rispetto alle autorizzazioni, e quindi se questo ci obbliga a dover rivedere e rifare nuove richieste di autorizzazione per aggravio di rischio, e se l'impianto non ci sono rischi, non ci sono aggravio di rischio, semplicemente la proposta viene accettata e viene trasferita all'unità servizi tecnici, che la prende in carico per la progettazione, che può essere interna o esterna, e la realizzazione della modifica.
C'è anche tutta la fase di commissioning e startup che prevede tutta una checklist per verificare la conformità del realizzato rispetto al progettato, ovviamente, e quindi una serie di verifiche ispettive pre-startup con prove idrauliche, tutto quello che c'è da fare, quindi non si può avviare l'impianto se non si sono fatte tutte quelle prove. Dopodiché l'impianto viene riconsegnata all'unità di produzione per l'esercizio normale. Sono citati tutti gli interlocutori interessati. Avete creato anche una specie di checklist su cose da fare o da non fare, visto che in alcuni casi ho visto è da avere anche pareri o comunque Ti scorro velocemente perché c'è UST e SUAP, perché potremmo anche dover chiedere autorizzazioni, sì. Quindi qui c'è tutto il diagramma di flusso che identifica un po' come viene gestita la modifica. Si può fermare prima questo, proprio su qualcosa del genere volevo porre l'attenzione, perché in effetti poi in funzione delle cose da fare ci sono dei passaggi da consumare in alcuni casi, in altri ma questo non è casuale, Carmine, è che ci siamo trovati qualche volta a quasi a rimettere startup l'impianto e scoprire che qualcuno ce l'ha fatto notare che ci mancava un pezzo fondamentale, quindi non abbiamo potuto procedere perché ci mancava un iter autorizzativo obbligatorio e quindi poi alla fine ci siamo dovuti organizzare meglio, mettiamola così, per evitare dimenticanze. Okay? L'altra questione molto importante invece è quello che può succedere, scusate se vi faccio girare la testa, ma stavo andando sulle modifiche dei parametri di processo, che è un aspetto molto delicato, perché vuol dire che si interviene bypassando alcune sicurezze o lavorando per un guasto senza una misura, per esempio, o cambiando il set di allarme o di blocco di un apparecchio. È ovvio che per far questo bisogna fare prima la valutazione del rischio, se le condizioni permettono di poterlo gestire. C'è tutta un registro in cui la modifica viene registrata, deve essere validata dai responsabili interessati. C'è un tempo massimo per cui quella modifica può rimanere valida, dopodiché automaticamente quelle fatte per via software si annullano, cioè ritorna tutto nello stato iniziale, proprio per evitare difficoltà. E quindi c'è un controllo strettissimo sulla gestione di questo tipo di modifiche, perché paradossalmente sono quelle più pericolose per esperienza. La modifica temporanea può diventare sia hardware che software, per una prova, una ricerca, può diventare poi definitiva, e quindi poi lì si fa tutto l'iter per renderla definitiva. E in questo caso è definita la modifica bypass temporaneo di interblocchi, quello che vi stavo raccontando. Ogni UP c'ha la propria procedura che poi si esplicita con quel registro che tiene conto di chi ha fatto la modifica, a che ora, a che livello, in che punto, in maniera maniacale. L'altra cosa è per le modifiche dell'organizzazione, quindi in caso di mobilità interna o nuove assunzioni o modifiche sui processi, sulle dinamiche interne, fondamentalmente c'è tutta una serie di checklist e di moduli in cui si verifica se la persona che è chiamata a ricoprire un incarico abbia i requisiti, le skills necessarie, e quindi si fa la verifica dell'allineamento fra le competenze pregresse e quelle necessarie, quindi il piano di formazione e tutto l'affiancamento o l'addestramento necessario per colmare il gap e poter essere adeguato a ricoprire il nuovo ruolo nel nuovo processo o nel processo modificato. C'è ovviamente il responsabile superiore che valida il superamento del gap e quindi il fatto che abbia realizzato l'apprendimento atteso,
e che quella persona ha raggiunto la maturità minima per svolgere quel ruolo in autonomia e sicurezza, in questo caso. E qui c'è tutta una serie di documentazioni dei moduli della modulistica. Poi c'è la conservazione della documentazione, le istruzioni operative interne alle unità e gli audit. Verifichiamo questa cosa anche negli audit interni. Negli audit interni a campione verifichiamo che ogni UP di fronte ai cambiamenti siano effettivamente gestiti, perché è un elemento debole che in passato ci ha consegnato delle criticità. Poi qui c'è l'allegato, che è il diagramma di flusso, e qui c'è l'esempio di una richiesta di modulo di modifica. Vediamo questo come è strutturato. Allora, c'è chi, il richiedente, nella parte di sopra, lo stato iniziale, l'aggiornamento, quindi la richiesta iniziale, l'aggiornamento della documentazione eventualmente necessaria, quindi disegni di impianto, ispezioni isometrici, base SAP, il SAP è il sistema di gestione della manutenzione che noi utilizziamo, altri documenti, si riferiscono alla classe tubazioni, che vuol dire il tipo di materiali secondo il tipo dei fluidi che utilizziamo, la decisione del capo servizio se accetta la proposta del servizio, poi c'è la motivazione della modifica, se è legata è temporanea o è legata a un'emergenza, sì o no, il periodo della validità, le copie, servizio HSE, servizi tecnici, che sono quelli che poi di fatto operano le modifiche, che siano informatiche o strutturali o di qualunque altra natura, la descrizione della natura esistente, quindi si scrive com'era, si descrive, accompagnata anche da disegni, com'era l'impianto prima e come si realizza la modifica, cosa produce la modifica e come si integra nell'impianto esistente. Tutta la lista dei documenti allegati. E poi qui c'è una checklist che identifica quanto grossa e in che ambito agisce la modifica, proprio perché non scappi niente nel check delle cose, potenzialmente nelle conseguenze che può portare quella modifica. Bene. C'è una marea di voci, questi sono rischi tecnici. Documentazione nuova o sono modifiche di documentazione già... Ma normalmente noi abbiamo, avendo l'ingegneria interna, ci abbiamo anche l'archivio disegni mostruoso, quindi il disegno nuovo si fa normalmente sull'impianto nuovo costruito da zero, altrimenti noi siamo sempre a fare modifiche su impianti esistenti e quindi interveniamo con modifiche ai documenti e ai disegni. Va bene. Quindi questa è la procedura. Anche abbastanza, in questo caso, dettagliata. Ma è frutto di esperienza di qualcosa che non aveva funzionato troppo bene. Certo. Le procedure servono a questo, a cercare di dare ulteriori informazioni che possano essere poi delle linee guida per evitare di perseguire determinati processi e per evitare che ci siano delle deviazioni. Quindi chiaramente è bene che le persone poi siano debitamente informate e formate sulle procedure e sui contenuti delle stesse, perché a volte capita che ci siano dei dipendenti che sono convinti di sapere cosa ci sia scritto nella procedura. Siamo molto rigorosi perché c'è una procedura consegna impianti, quindi quando poi si va dal commissioning alla riconsegna all'impianto, l'impianto non viene consegnato al committente interno in questo caso, se prima non è stato redatto il modulo di consegna impianti, che prevede tutta una serie di evidenze firmate sia
dalla parte interna servizi tecnici che ha gestito le ditte terze che hanno realizzato le modifiche, la conformità dell'impianto realizzata, le firme del responsabile della ditta che ha realizzato, la conformità rispetto al disegno originale, cioè tutta una modulistica senza la quale non si può consegnare, non si può riavviare l'impianto. E quello è un ulteriore step di verifica di adeguatezza della modifica effettuata rispetto a quella progettata. Perfetto, grazie mille anche a te Antonio, molto puntuale e precisa sia la gestione dei documenti sia l'esposizione. E poi vabbè, i registri ve li è un'altra cosa, questi ve li eviterei, però se vediamo solo il registro rischi opportunità. Allora vedi. Ma questo qui vi ammazza tutti probabilmente. Allora, vediamo solo una voce, dai. Sì, no, vabbè, è diviso per ambiti, ci sono i macro ambiti, quindi fattori esterni, interni, esterni al contesto, interni al contesto e esigenze rilevanti delle parti interessate. E ripeto, si tratta dell'analisi rischi e opportunità dei servizi tecnici dentro un contesto completamente certificato per dare identità all'UST, al servizio in cui lavoro. Gli elementi esterni sono gestione acque meteoriche, terremoti, emergenza sanitaria Covid, qualifica dei fornitori tramite un sistema di valutazione imprese, e quindi qui c'è il controllo operativo continuo anche verso gli appalti. Ci sono dei codici di riferimento, c'è l'evento che specifica, in questo caso il primo, gestione acque meteoriche, classificato rischio, in caso di eventi meteorici critici la rete potrebbe non ritenere e ricevere correttamente, e quindi il rischio è che ci sia un trascinamento oltre le vasche di trattamento reflui che vada verso l'esterno, e quindi questo è un problema che ci abbiamo in carico noi. In realtà siamo... L'impatto perché va, c'è anche un meno? Il meno, allora, siccome questa è una tabella che tiene conto di rischi e opportunità, abbiamo, vengo subito giù, definito rischio con il meno e opportunità in positivo. Perfetto, era solo questo. Quindi ci siamo dati questa convenzione perché non riuscivamo se no a mettere nello stesso tabellone rischi e opportunità. Abbiamo scelto... Poi, per esempio, eventi critici, terremoti e come rischio danneggiamenti alle infrastrutture della pista tubazioni, e vi ricordo che siamo Seveso e quindi le tubazioni non portano Coca-Cola, che oltretutto anche la Coca-Cola è abbastanza aggressiva. E qui avevamo avuto una nota, una verifica chiesta dagli assicuratori, quindi verificare che la pista tubazione sia antisismica. Poi sull'emergenza sanitaria, vabbè, qui ci sono alcune voci e qui ci sono le note di quello che si fa. Volevo farvi vedere una cosa, che in realtà noi lavoriamo sul rischio grezzo, ma abbiamo... Esatto, perché non lo vedevo ma lo vedo alla fine. Abbiamo introdotto un fattore di compensazione. Perché un fattore di compensazione è qualcosa che io già riesco, se faccio qualcosa all'interno dell'attività, io vado a ridurre il... Esatto. Perché abbiamo introdotto questa modifica? L'ho richiesta io perché avevo una grossissima difficoltà, perché tanti operavano, cioè il rischio... probabilità per danno, quello è, cioè poi o riduco la probabilità o riduco il danno, poi certo. Ci posso mettere dei layer, voglio che sono una serie di azioni che mitigano questa cosa qui, ma è sbagliato classificarlo nella probabilità o nel danno. Certo, no? Cioè non è, quindi, va benissimo, è ottimo anche questo tipo di approccio, anzi ve l'avevo consigliato pure io durante il percorso, no? Quando vi ho fatto vedere la esatto. Valutazione rischio opportunità, è sempre necessario, opportuno mettere un fattore correttivo per la gestione del rischio. Ma la stessa cosa dicasi anche per le opportunità, perché io posso avere un'opportunità, ma non è detto che la riesca a cogliere in toto. E quindi esatto. Anche il vantaggio totale che si ha dalle opportunità deve essere anche legato alla capacità di riuscire a raccoglierla. Poi, bene. Per esempio, il fatto che un evento
magari si è registrato negli ultimi 5 anni, mi fa perdere la possibilità di inserire il fattore di compensazione e quindi vado con uno perché l'evento registrato mi ha dimostrato una debolezza, per esempio, quindi lì vado con uno perché c'ho un evento che è successo e quindi... Perfetto, va bene così, grazie anche a te Antonio per l'intervento. Quindi abbiamo visto qualcosa che riguardava l'ambiente, qualcosa che riguardava soprattutto la parte di sicurezza. C'è qualcuno che ha fatto un lavoro sulla parte di qualità? Abbiamo la possibilità di effettuare un altro intervento. Chi vuole esporre? Vediamo un attimo. Antonio ha detto che era stanco. Valerio Palmisano, Alessandro Pauri, Monia Rossi, Alessandro Scorculo vedo in modalità totalmente in relaxo questa mattina, stranamente, perché è sempre molto preso. Allora, Vittoria Balestrazzi, chi vuole intervenire? La stessa Rossella. Rossella, che cosa hai preparato tu? No, no, il mio è un lavoro molto grezzo e preferirei non presentarlo, fatto di corsa. Di quelli che vedo in video qui sotto, Monia. Carmine, Monia. Carmine, io ho la febbre, passo. Ah. Ti chiedo scusa, ma io ho la febbre, sono solo presente perché mi faceva piacere essere presente, però... Un po' di Covid? Faccio il tampone oggi pomeriggio. Ah, quindi ancora non lo sai? No, ancora non lo so. È un periodo in cui siamo di nuovo invasi, però va bene, va bene. Anzi, grazie per la presenza a questo punto. Dai, chi vuole intervenire? Vado per ordine e mi dite sì o no. Vittoria Balestrazzi. Francesco Benozzo? Col focus, mi piace. Ah. Marco è al cellulare, quindi lo vedo complicato. Dica Carmine, non riesco a condividere niente. No, immagino, perché stando col cellulare immagino che sia così. Dal computer non riesco a connettermi. Non ti preoccupare, per oggi va bene così. Lucio Castellano? Anche io in realtà non l'ho fatto, l'elaborato. Chi di voi l'ha fatto? Alessandro Scorcu? Non ti sento. Non lo sentiamo, lo sentite voi? Credo che non l'abbia fatto. Perfetto. Tra quelli attualmente connessi, chi è che ha preparato l'elaborato? Andrea Versienti, tu sì? Io no. Ah. Chi è rimasto? Alessandro Pauri? Io sono uscito dal Covid pochi giorni fa, non ho fatto l'elaborato purtroppo. Anche tu beccato alla fine, alla prima o seconda volta? Prima. Ah, c'è già che è almeno alla seconda, se qualcuno anche alla terza esperienza Covid. Non ho questa la prima. E chi si sta facendo tutte le versioni. E
signori, se non ci sono altre come dire, altri partecipanti che hanno effettuato il lavoro di focus e abbiano intenzione di partecipare, di presentarlo, a questo punto ditemi voi se c'è qualcuno che vuole intervenire con un lavoro, una bozza di lavoro. Ho fatto un lavoro, però è molto molto veloce, diciamo, non è elaborato quanto gli altri, insomma. Non significa che il lavoro debba essere necessariamente... Vediamo su che cosa verte innanzitutto, se ti fa piacere, Valerio. Sì, sì, assolutamente. Allora, io mi sono basato sulla mia attuale esperienza in azienda e ho portato avanti quella che è la procedura di collaudo di uno skid per il gas, che è riferito ovviamente a un impianto per il forno fusorio di uno stabilimento che produce vetro. Ti do la possibilità anche di... ti ho dato la possibilità di proiettare, quindi se ti fa piacere ci mostri il lavoro. Allora. Allora, io... vedete innanzitutto? Sì, sì. Ok. Ho fatto innanzitutto un'introduzione, quella su... generica per quanto riguarda quello che è un sistema, diciamo, di gestione qualità, andando a identificare qualificazione, processi, soddisfazione del cliente, quindi sono quelli che sono i punti cardine, e poi ho dato nome a un'ipotetica azienda chiamandola in maniera molto fantasiosa Piping SRL. Vabbè, c'è un'azienda di amici che si chiama Fluid Piping, quindi alla fine dei conti... Ah, ok. E... diciamo, allo stato attuale praticamente ho descritto quello che sono, diciamo, quello che, di cui si occupa l'azienda praticamente, quindi costruzione e montaggio di impianti tecnologici, montaggio di apparecchiature per l'industria chimica, farmaceutica, acqua industriale, reti antincendio, acqua potabile, aria compressa, gas e altri liquidi. E nello specifico poi sono andato a parlare direttamente di quella che è appunto la procedura di collaudo. Ho parlato quella che è lo scopo della procedura, quindi appunto che è la metodologia di discutere di quello che è un collaudo appunto per uno skid che farà parte integrante di un impianto di combustione gas per il forno fusorio, e in particolare spiegare, diciamo, quella che è la corretta esecuzione di tutte le varie fasi che concernono appunto la procedura di collaudo. Il campo di applicazione, ho fatto riferimento quindi allo skid del gas, ipotizzando quindi che sia uno skid in cui si trova il gas ad una pressione superiore a 0,5 bar, facendo riferimento questo, quindi ho fatto riferimento a quella che è la norma europea della PED, e poi ho dato delle definizioni di che cos'è uno skid, ho introdotto la cianfrinatura che poi servirà dopo per valutare praticamente quello che sono, diciamo, tutti i pezzi pronti per la successiva saldatura, che cos'è un giunto di saldatura, che cos'è una filettatura, e ho messo riferimenti, quindi riferimenti normativi per quanto riguarda appunto la normativa PED, la UNIEN ISO 9606 che riguarda, diciamo, una norma riferita alla saldatura, la 5817 che identifica quelli che sono i livelli di accettabilità, diciamo, della saldatura in riferimento a quello che sono le indicazioni fornite dal committente, e chiaramente poi, diciamo, la qualità, quindi la norma sulla qualità. Poi, una volta definito questo, ho definito quelle che sono le figure coinvolte in questo processo, partendo quindi dall'ufficio tecnico, quindi con tutte quelle che sono le mansioni e le responsabilità, la figura del capo officina, che è quello là che poi prende effettivamente i disegni elaborati dall'ufficio tecnico, la figura del saldatore, la figura del tubista, dell'aiuto tubista, e infine la figura ovviamente del responsabile qualità, che è inerente, diciamo, a tutto il processo. A tal punto poi ho parlato di quello che è il fornitore qualificato, quali sono gli apparati di misura che vengono utilizzati per procedere con quella che è il collaudo, e poi sono andato, diciamo, nel fulcro della questione, identificando quella che appunto è la procedura di collaudo. Quindi in primo acchitto praticamente dall'ufficio tecnico parte il disegno costruttivo che viene fornito al capo officina. Il capo officina organizza e istruisce le maestranze, ovviamente in base a quelle che sono le competenze e le conoscenze, alla fine poi quindi di creare lo skid in pratica.
Le maestranze preparano tutti quello che sono i materiali che sono, si trovano, diciamo, nella zona dell'officina, che sono poi stati presi e acquistati dall'ufficio acquisti, e si procede col primo punto, col punto 4 della procedura di collaudo, che sta, è, diciamo, la prima fase, nel senso che lo skid, una volta che è stato preparato, cianfrinato, viene semplicemente, vengono messi dei punti di saldatura e in sostanza viene fatto una fase di preassemblaggio. In questa fase di preassemblaggio poi ho preparato, diciamo, dei file Excel allegati, diciamo, appunto a questa fase, in cui praticamente in questa fase appunto di preassemblaggio lo skid viene assemblato complessivamente, facendo riferimento, diciamo, togliendo tutti quelli che sono apparecchi meccanici, quali valvole, elettrovalvole, misura di temperatura, di pressione che possono essere allegati, e allo stato attuale praticamente si va a verificare tramite il flessimetro praticamente se le quote, gli ingombri di tutto lo skid coincidono tra quello che è stato costruito e quello che effettivamente è stato disegnato. Quindi ho diciamo, preso due punti di misurazione che sono praticamente da un estremo all'altro dello skid, quindi da destra verso sinistra o viceversa e dall'alto verso il basso, e ho verificato quella che può essere una non conformità. Quindi se effettivamente una mancanza di corrispondenza può esserci un errore di misurazione, quindi viene ricontrollato, vengono ricontrollati gli ingombri e le misure, è verificato se effettivamente un errore di misurazione, quindi si procede, diciamo, quindi a considerare nuovamente gli ingombri. Diversamente, se ci sta una non corrispondenza, può essere un errore di costruzione. Lo skid viene disassemblato, quindi vengono ripristinati i giunti o, nel caso maggiore, ci sta il ripristino dell'intero skid. Fermato poi praticamente a quello che è il punto 4, si prosegue, quindi una volta che, se le misure vanno bene, lo skid si disassembla, si comincia con tutte quelle che sono le operazioni di saldatura, ci sono appunto le cianfrinature, e per, considerando che appunto si parla di gas, quindi tutte le saldature avranno a piena penetrazione. Quindi diciamo che alla fine dei conti qua vengono poi esposte tutte le varie attività che porteranno a terminare le operazioni di saldatura e di assemblaggio assemblaggio, con poi i controlli che vengono fatti. Sì, che vengono alla fine fatti. Diciamo, ci sta ho preparato un altro file per quanto riguarda, diciamo, il controllo che viene fatto sulla saldatura, considerando, certo, diciamo, le figure coinvolte da responsabile qualità e saldatore, valutando se ci sono dei difetti macroscopici, utilizzando un calibro e quindi andando a vedere se il livello di accettabilità del difetto trovato in quella specifica saldatura rientra nel difetto di accettabilità imposto dalla 5817 a seconda del livello, diciamo, identificato dal committente, che è quel committente che ci dice qual è il livello di accettabilità della norma da utilizzare. Una volta fatto questo, viene tramite un fornitore qualificato effettuati dei controlli istruttivi, che quasi sempre sono delle radiografie. Se anche, diciamo, con i report radiografici non si evidenziano i controlli, diciamo, tali che devono essere tagliate le saldature, si passa a quelli che sono i test in pressione. Con un manometro chiaramente certificato si applica, diciamo, una pressione di collaudo pari a 1,5 volte la pressione di esercizio, e se dopo due ore, diciamo, non ci sono state le variazioni consistenti di pressione, allora si può considerare che la prova, diciamo, è andata a buon sia superata. Esatto. Questa è molto interessante come tipologia di, anche per come dire, per la minuziosità poi delle fasi descritte, ma più che una procedura, questa io la vedo come una istruzione operativa. Sì. Perché la scende talmente tanto nel dettaglio che va più come ambito di procedura operativa nell'ambito delle procedure relative alla realizzazione del prodotto, quindi sì. Più che una procedura singola, io la vedrei come un'istruzione operativa collegata con il punto 8.5, ovvero il punto che riguarda l'erogazione del servizio o la realizzazione del prodotto. La vedrei così. Comunque anche questo, quindi ecco,
vedete che adesso siete anche in grado di scrivere una istruzione operativa. Va bene, Valerio, ci possiamo anche fermare così, grazie per il tuo intervento. Diciamo che volevo lasciare gli ultimi 10 minuti per congedarci da questo percorso di master. Solitamente le cerimonie le giornate di chiusura nelle edizioni in presenza avevano come ultima parte della giornata la consegna dei diplomi di master. C'era una commissione almeno di 4 docenti, perché solitamente era per tutti i percorsi di master della sede, e quindi adesso invece è stata raggruppata per i vari percorsi di master, e quindi c'era la consegna a mano dei plichi con gli attestati più l'attestato finale di percorso di master, con tanto di foto celebrative sia della consegna e poi foto di gruppo con i docenti del percorso di master. E alla fine poi, a seconda degli orari, in alcuni casi c'erano dei coffee break, in altri casi dei piccoli lunch, giusto per stare insieme. E la cosa più bella di questo tipo di cerimonia è che nel 90% dei casi le classi si erano poi organizzate per un'attività conviviale, quindi un pranzo da fare insieme. E sinceramente è una cosa che al momento mi manca tanto. Adesso con le aule online però chiaramente vedo una collocazione geografica dei partecipanti molto disparata. Prima con la sede fisica più o meno, anche se c'erano degli spostamenti, ma si sapeva che si stava su Roma, quindi si poteva organizzare la giornata nella sede specifica del percorso di master. Quindi io in questo momento quindi vi faccio una consegna virtuale dei diplomi di master. Ringrazio tutti i partecipanti a nome di Alma Laboris e spero che le giornate trascorse, non solo con me ma anche con gli altri docenti, siano stati in grado di poter arricchire il vostro bagaglio di competenze in modo da poterlo riversare nell'ambito lavorativo attuale, o che possa essere utile per aprirvi altre strade a valle di questo percorso di master. Ho sentito di qualcuno che ha già cominciato, ha cambiato lavoro, qualcuno sta cominciando a guardarsi intorno per modificare la propria posizione lavorativa. Io vi faccio i miei migliori auguri che quelli che possono essere i vostri desideri lavorativi possano, come dire, manifestarsi e diventare realtà nel più breve tempo possibile. E in tutto ciò vi faccio anche i migliori auguri di vita, visto che non siamo riusciti a conoscerci, anzi spero che ci sia la possibilità, sia singolarmente, ma sarebbe fantastico con le due aure riuscire a metterle insieme e, come dire, trascorrere un lasso di tempo, seppur breve, ma immagino che sia un qualcosa che anche voi abbiate l'intenzione, la volontà e il desiderio di mettere in pratica. Spero che si possano abbattere le distanze, non solo chilometriche, ma proprio le distanze personali, a causa di tutte queste ormai sono più di 2 anni che ci stiamo violentando, nel senso che siamo tutti quanti lontani uni dagli altri, che si possa ritornare quanto prima ad una normalità e a riuscire anche a stringersi la mano o in maniera meridionale al saluto, quindi classico saluto col bacetto meridionale, nel senso che il contatto fisico. Non so se qualcuno di voi voglia aggiungere qualcosa a questa giornata finale, altrimenti possiamo anche congedarci. Vi lascio la parola. Ma io voglio dire qualcosa, ovviamente grazie a tutti voi per la disponibilità che avete dimostrato e per la competenza con la quale ci avete seguiti.
Assolutamente, grazie. La modalità online è stata ovviamente un'opportunità. Io personalmente non avrei avuto modo di frequentare questo master se fosse stato realizzato in presenza, perché lavorando non avrei potuto. Quindi, però, se da una parte è un'opportunità, manca la relazione, quella vera. Parlo per il gruppo di cui faccio parte, è un elemento che probabilmente dovremmo assolutamente colmare. Quindi cercheremo di organizzare qualcosa, perché la relazione in questi contesti è un valore aggiunto, no? Ci siamo aiutati, supportati, abbiamo riso, scherzato insieme in questo lungo percorso impegnativo. Personalmente mi ha arricchito. In azienda e nei contesti che frequento mi dicono che ho cambiato approccio e linguaggio e proprio metodo, e questo mi fa piacere. È un feedback indiretto, anzi diretto, che però non avevo considerato. Quindi, per quanto mi riguarda, bene. Faticoso perché la modalità online è faticosa. Stare 8 ore davanti a un computer è complesso, però niente è regalato. I sogni vanno conquistati con l'impegno e la fatica, quindi fa parte della vita. Quindi grazie davvero. Un piccolo rammarico: ho creduto davvero di poter fare da osservatore un audit di terza parte con qualcuno di voi, e questo è quello che mi è rimasto un po'. È una cosa che, ma non è detto che non si riesca ancora, a fare. Tu geograficamente dove sei collocato? Livorno, Toscana. Livorno. Vediamo un attimo, tanto comunque ho anche la chat con voi, a parte che io personalmente per attività lavorative da settembre credo di spostarmi anche più sulla parte centro-nord, perché ci dovrebbe essere poi una sede operativa su Modena, e quindi dovrei allargare le attività anche in altre realtà io personalmente. Inoltre, da un punto di vista... proprio per questo tipo di attività, anche se non in presenza, però magari posso vedere proprio io, se ti fa piacere, per degli audit, non so se è già a fine luglio, ma nei primi 20 giorni di settembre ce ne sono 4-5 da fare, in alcuni casi ancora da remoto, quindi potrebbe essere l'occasione per avere un osservatore che si collega da remoto e partecipa alla parte di audit. No, non ti sento. Rimaniamo in contatto, vediamo se riusciamo a realizzare. Io ho già una bella agenda piena, settembre, ottobre, sono già in overbooking, però vediamo, mi farebbe piacere molto, perché poi un conto è la teoria, come dico sempre, poi è il campo che concretizza la teoria, perché te la traspone, te la mette proprio, no? Laddove serve, e quindi secondo me fa parte di quell'addestramento necessario a consolidare gli apprendimenti. Certo. Carmine, mi sa che ci mettiamo tutti in lista, Va bene, a me farebbe, di volta in volta potremmo vedere di fare, chiedendo sempre la disponibilità all'azienda che ospita l'audit, e chiedendo anche la possibilità all'auditor e all'organismo di certificazione, ma è una cosa che in alcuni casi, con alcuni organismi di certificazione e con alcuni auditor che conosco bene, è una cosa che si potrebbe anche fare. Magari. Va bene, signori, io con voi ho passato del tempo piacevole con tutte e due le aule, in una ho fatto 6 lezioni, nell'altra solo 4, quindi comunque... voi siete stati impegnati 15 fine settimana, io ne sono stato impegnato 10, quindi comunque non pochi, ed è stato impegnativo anche per me, ma è una cosa che ormai penso è una cosa che è evidente. A me piace fare questo tipo di attività, quindi la faccio senza che pesi tanto. Spero solo di riuscirvi a rivedere, a parte la parte conviviale, ma magari anche sul campo.
a nome di Alma Labors, quindi vi ringrazio per la partecipazione al percorso di master e vi auguro i migliori successi professionali. Grazie Carmine. Ciao compagni di classe. Ciao classe. Sì, noi ci teniamo in contatto via chat e vediamo di organizzare qualcosa. Assolutamente. Carmine compreso. Ciao. Saluti a tutti. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti e grazie. Ciao.